raga, cioè, guardate questo dove sta, in pace. Cioè, cos'è? Cos'è? Cioè, che vi porto? Amici nomadi, buongiorno! Sono tornato da Milano, sono stato a Milano 2 settimane. Ci troviamo a Genova, al porto di Genova, e stiamo prendendo la nave che ci accompagna nella nostra bellissima casa in Sicilia. Finalmente torniamo in Sicilia dopo 6 mesi. Ci sono un sacco di camper, ovviamente sono tedeschi, francesi e qualche italiano a questo giro, e stiamo aspettando che ci danno l'ok per salire. Quindi in 21 ore e 45 arriveremo in Sicilia. Raga, non vedo l'ora, perché la Sicilia mi è mancata veramente veramente tanto. Raga, benvenuti in Sicilia, benvenuti a Paliambo. The next morning. Hola amici, ci troviamo precisamente nella spiaggia di Campobello di Mazara, tra Torretta Granitola e Tre Fontane. Sto bevendo il caffettino, sono le 10:30 di mattina, siamo arrivati ieri sera qua. Anzi, sono arrivato ieri sera perché Barbara ancora non c'è. E tranquilli, non ci siamo lasciati, è solo via per il lavoro. State tranquilli. Questi sono posti che nessuno conosce. Veramente vedi pochissimi turisti. Ci sono solamente turisti stranieri, perché vengono qua per il kitesurf. E poi vabbè, cioè, guardate che meraviglia. Cioè, dove lo trovi un posto così, raga? Cioè, va che spiaggia, guardate che acqua che c'è. Come fai a non innamorarti? E quindi, come dicevo, il turismo, quello più di massa, è difficile che viene qua, perché non è un posto molto conosciuto. Come vi dicevo, è pieno di kitesurfisti. Vabbè, dai, vi faccio vedere un po' la zona. Ci sono anche le scuole di kitesurf, quindi se volete venire qua a provare, è il luogo giusto per voi, anche perché penso che in Italia ce ne sono tanti, eh. Un vento così non è che lo trovate da tutte le parti. La spiaggia è immensa, è lunghissima, finisce più, cioè potete farvi le passeggiate che durano ore, perché da qua potete arrivare, dunque, sì, potete arrivare a Selinunte, che sono, diciamo, penso un 10-15 km, e poi se proseguite, se non erro,
però poi ci sono le rocce arrivate a Mazara del Vallo. Passi Torretta Granitola. Ho fatto un video a riguardo su Torretta Granitola che ve lo lascio qua sopra in descrizione. Se continuate arrivate centro città Mazara del Vallo e poi se proseguite sempre dritto arrivate alla spiaggia, la meravigliosa spiaggia di Mazara del Vallo, che è tonarella, che c'è un'acqua raga assurda, azzurra, sembra di stare ai Caraibi. Abbiamo fatto un video a riguardo, ve lo lascio sempre qua in descrizione, su Mazara del Vallo. E niente, che cosa state aspettando? Venite a farvi un giretto qua. Questo dove sta? In pace. Cioè è circondato a 180 gradi di mare e di vento anche. Devo ammettere che c'è anche il vento, però raga, cioè cos'è? Cioè che vi porto? Buongiorno amici nomadi, stamattina mi sono risvegliato in questo paradiso. Questo è uno dei miei posti preferiti di questa zona. Qua abbiamo parcheggiato Marlino, questa è Torretta Granitola. Qua siamo a pochi passi da Mazara del Vallo, siamo penso 5-6 km da Mazara del Vallo. Questa costa è tutta bella da fare in camper, perché troverete un sacco di posti dove fare libera, come questo per esempio. Ah sì, l'unica cosa, c'è un po' questa strada, vi avverto, ci sono una marea di rifiuti, lo so. C'è anche questo, mi dispiace perché è un posto così, queste cose non si dovrebbero vedere, ma purtroppo ci sono. Io ve lo dico prima, non voglio che arrivate qua e poi avete una brutta sorpresa. C'è questa discesa da fare, è un po' così, però diciamo che io ce la faccio abbastanza tranquillamente. Quindi sicuramente se voi avete un van o un camperino un po' più piccolino ce la fate ad occhi chiusi, però diciamo che non è poi così difficile. La direzione Mazara, ragazzi. Ora anche qua ci si può mettere. Questo posticino qua che non è veramente male. La prossima volta vengo qua. C'è un mare calmo, piatto. Mai visto, cioè è raro vedere un mare così qui.
perché è sempre mosso dalle correnti, dai venti. Questa zona è molto ventilata dall'estate all'inverno, di scirocco, maestrale, tramontana, libeccio, tutti ci stanno qua, tutti i venti arrivano. Oh ragazzi, sono arrivato a Mazara, mamma mia che acqua, guardate. Scioccante, scioccante. C'è un mare tipo San Vito Lo Capo. Il mare di San Vito Lo Capo è così. È lo stesso. Allora, c'è un colore diverso rispetto di là perché la qua la sabbia è bianca. Come San Vito, perché è così azzurra l'acqua? Perché la sabbia è bianca. Solo per quello. Cambia il fondale, ma l'acqua è quella. Mamma mia, non si può vedere da quanto è bella. Raga, ho lasciato qua il camperozzo, ce ne sono molti altri, questo è uno spiazzo che ha messo a disposizione il comune di Mazara, infatti un po' l'hanno rifatto, perché una volta non era così, e siamo a un passo dal centro. Devo dire che c'è veramente casino. Ci sono un po' di camper, a volte ci sono anche c'è un altro parcheggio lì avanti, all'ingresso di Mazara, di solito si mettono lì sempre dei camper. Non è un parcheggio camper, però c'è gente che ci si mette. Oggi è proprio giornata d'applauso, raga. Bellissima. Raga, sono nel paradiso terrestre, mi trovo a Tonnarella nella spiaggia, la spiaggia di Mazara, la spiaggia dei Mazzaresi. Come potete vedere l'acqua è un qualcosa di indescrivibile, cioè le Maldive gli fanno un baffo veramente. L'unica nota negativa che mi spiace proprio dirlo è che tutta l'abbandono, cioè io penso che una roba così in un altro posto del mondo l'avrebbero molto più valorizzata. Qua invece è tutto decadente, tutto non curato, pieno zeppo di alghe, ma fossero solo le alghe, è pieno zeppo di rifiuti in giro. Guardate qua, questo è niente, questo è ancora niente, cioè guardate che acqua che c'è. Come si fa? Come si fa, io dico? Cioè, non si può. È contro l'essere umano degradarla così l'ambiente. Cioè, non capisco proprio. Cioè, molte persone qua in Sicilia non capiscono in che posto meraviglioso vivono. Vabbè, comunque. Ma questa è l'acqua, ragazzi. Come dicevo, è la spiaggia di Mazara del Vallo, Tonnarella si chiama, e questo è il mare che troverete a Tonnarella. Con questa bellezza sovraumana finisce qua il video, spero che vi è piaciuto, se siete nuovi iscrivetevi al canale, se invece il video non vi è piaciuto venite allo stesso a Tonnarella e fatevi un bagnetto qua a mare. Ci vediamo alla prossima, ciao, al prossimo video.